È uscito da pochi giorni il nuovo libro di Joseph Ratzinger su Gesù di Nazareth. In questo libro Ratzinger, facendo il Papa di professione, dice tante cose e soprattutto che il progetto di Gesù di Nazareth era di essere Gesù il Cristo, di fondare una religione del sacrificio. Ma qual era effettivamente il progetto di Gesù di Nazareth, di quest'uomo che Max Weber chiama un artigiano di una città di provincia? Di Gesù di Nazareth si sa poco, e quel poco che si sa viene dai Vangeli, cioè da libri scritti per mostrare e dimostrare che Gesù di Nazareth era Gesù il Cristo e che il progetto suo era di fondare una religione del sacrificio. Ma i Vangeli sono contraddittori e contengono atti e parole di Gesù che sono opposte al presunto progetto suo di fondare una religione del sacrificio. Prendiamo la cacciata dei mercanti dal Tempio. Gesù di Nazareth, raccontano i Vangeli, va al Tempio, vede intorno al Tempio i mercanti che vendono i colombi per il sacrificio, i cambia valute, perché le persone possono cambiare la valuta e acquistare gli animali per il sacrificio, si ira, impugna una frusta e scaccia il mercante e cambia valute dal Tempio. Come si spiega questo fatto? I cristiani lo spiegano come un atto morale, moralistico di Gesù. Gesù è irritato dalla presenza dei mercanti intorno al Tempio, come se Gesù fosse un moralista, un piccolo moralista, invece di essere il fondatore di un'etica nuova. E come lo spiegano i laici questo evento della cacciata dei mercanti dal Tempio? Corrado Augias, che è uno dei papi della cultura laica italiana, qualche giorno fa nella trasmissione Le Storie sulla terza rete della RAI ha di nuovo messo in evidenza l'incomprensibilità di questo gesto di Gesù, perché ha detto: ma facendo in questo modo Gesù di Nazareth impedisce di fatto i sacrifici. Non riesco a spiegare, dice Augias, dice la cultura laica, questo gesto di Gesù. Ora, c'è una possibilità di spiegare pienamente questo gesto di Gesù, non riducendolo, come i cristiani fanno, a un atto moralistico, né riducendolo a uno scatto d'ira incomprensibile, un gesto dato dal carattere. La spiegazione possibile è che Gesù non aveva in mente di fondare una religione del sacrificio. In un libro che ho scritto con Luis Raseto e che si intitola Il progetto di Gesù, pubblicato da qualche mese attraverso ilmiolibro.it, a un certo punto si racconta
messosi il vestito più bello, organizzata la sua entrata in grande stile, arriva di nuovo davanti al Tempio e osserva tutto ciò che vi accade intorno e vede affluire le moltitudini di poveri, di disperati, di speranzosi, di gente buona e cattiva, che come lui da ragazzo oggi vanno in cerca di Dio, di salute per sé e per i propri figli, di consolazione, di un'opportunità nella vita, di sopravvivenza. E cosa trovano questi esseri umani intorno al Tempio? Anzitutto e principalmente trovano esortazioni al pentimento, incitazione al sacrificio, esigono sacrifici i professori, impongono sacrifici i giudici, istigano ai sacrifici i sacerdoti, chiedono sacrifici i politici, annunciano sacrifici gli economisti, i militari producono sacrifici. Il sacrificio di colombe e agnelli, il sacrificio dei vitelli più grassi e dei figli migliori, il sacrificio delle vergini e dei giovani più vigorosi, il sacrificio dei sentimenti e dei sensi, il sacrificio del proprio pensiero e della volontà, il sacrificio del lavoro e della vita intera. Di fronte a tutto questo, Gesù di Nazaret impugna la frusta e, scacciando tutti dal Tempio, grida: misericordia voglio, non sacrificio. Ecco, io penso che sia bene continuare a interrogarsi sul progetto di Gesù e non ridurlo né al cristianesimo né all'agnosticismo. Considerare il progetto di quest'uomo con interpretazioni che rendono verosimili e comprensibili e non